questo fiume l'odio. Che le succede, signora Ambrose? Quella carogna è di nuovo da queste parti. Risale con l'alta marea, scende con la bassa, è terribile. Non se la prenda così, signora. Andrà a fondo un giorno o l'altro. Ma perché le autorità non prendono provvedimenti? Lo sanno che la marea trascina sempre la stessa sporcizia avanti e indietro, avanti e indietro. Oh, come lo odio questo fiume. La colpa è della gente se ci sono rifiuti in giro, non del fiume. È arrivata la posta, signor Byrne. Mettila lì, sul tavolo. Sembra un manoscritto. I miei manoscritti sono come quella carogna. Tornano sempre indietro. Non tornerebbero se seguisse il mio consiglio. Vada controcorrente, usi uno stile che stuzzichi gli appetiti. Con una patina di poesia. È quello che piace alla massa. Cosa c'è, Emily? C'è che si sta facendo quasi notte e l'idraulico che deve riparare il bagno a pian terreno non si è ancora visto. Se non sei fatto viva, quest'ora non verrà più per oggi. Usa pure il mio, se vuoi. Oh, grazie, signore. Che pensa sua moglie della nuova cameriera? Cosa? Ah, ne è soddisfatta, credo. Meglio così. A proposito, dov'è Margherita? Non la vedo da stamattina. È andata a fare una visita ai Lorison in campagna. Beata lei. E ha detto quando sarebbe tornata? Il tempo per andare al ricevimento dei mazzi. Oh, santo cielo! Finisco subito di mettere in ordine il giardino, così poi potrò cominciare a prepararmi. Ho un sacco di cose da fare. Thank you.
Emily? Oh, oh, è lei, signor Byrne. Mi ha messo paura. Sono uno spauracchio. Credevo che fosse ancora in giardino. Davvero? Ho lasciato ogni cosa in ordine per la signora Byrne. Sul serio? Signor Byrne, mi lasci passare. Ma certo. Che buon profumo che hai, Emily. Mi lasci, mi sta facendo male. Emily. Lei è ubriaco, mi lascia andare. Vuoi che dica a mia moglie che hai adoperato il suo profumo? Ma le dica quello che vuole, ma mi lasci. Mi lascia andare. Emily, no. Mi lasci, lo prego. Non urlare. No. Stupida, non vorrei farti sentire da tutto il vicinato. Sta zitta e ti lascerò andare. Zitta, sei pazza. Aiuto. Sei soddisfatta ora? Che bisogno c'era di farci sentire da quella pettegola? Ciao Stefano, ho bussato alla porta principale, ma... Grazie al cielo sei tu. Perché? Che è successo? Vedi, è accaduta una disgrazia. A Margherita? No, alla nuova cameriera. È caduta. Cos'è, ferita? No, no, io... Stefano, che diavolo ti prende? Hai chiamato il dottore? No, non c'è più niente da fare. È caduta e ha battuto la testa. Incolperanno me. E perché? Che cosa c'entri tu? Ecco, lei credeva che io volessi baciarla. Si è spaventata ed è caduta. Te l'ho già detto, sono certo che daranno la colpa a me. Calmati ora. Lascia che la veda. Questa ragazza non è caduta. Ti dico di sì, l'ho vista io. È
stata strangolata. È stata una disgrazia, questa è la verità. L'ho appena toccata, volevo solo impedirle di urlare. È caduto in un lampo senza che neanche me ne accorgessi. Dove vai ora? A chiamare la polizia. Non puoi, sei mio fratello. Io ho tirato fuori da un mucchio di pasticci, ma ora si tratta d'omicidio. John, non abbandonarmi. Mi hai sempre aiutato, non puoi agire così con tuo fratello. Devi aiutarmi, capisci? Ti prego, John, aiutami. E va bene. Segui il mio consiglio, prima o poi si verrà a sapere. Mi avevi promesso di non scendere. Ascoltami, non c'è altra soluzione che avvertire la polizia. Dirai come sono andate le cose, che è stata una disgrazia. Ma non mi crederanno mai. Anche tu non mi credi. Non è così? Non so neanche io a cosa credere. Ma io non ti aiuterò. Una volta tanto dovrai cavartela da solo. John, se non lo vuoi fare per me, fallo per Margherita, per amor suo. Lo sapevi che oggi Margherita è andata in città dal dottore? È ammalata. Sta per avere un bambino. Capisci adesso perché non voglio avere guai? Perché devi aiutarmi. Sì. Credo di capire. Bene, ora va di sopra e avvertimi se viene qualcuno. E tutto sarà dimenticato. Dimenticato? Sì, sì, almeno per il momento. La pesantiremo e la porteremo in mezzo al fiume. Attento. Giù. Margherita, Margherita, sei tu? No, sono io, signor Ambrose. Ah, è lei, Stefano. Resta qui, non muoverti. Non è tornata, Margherita? No, non sei ancora vista. Oh, volevo chiederle che vestito metterà stasera. Io vorrei mettermi l'abito nero, ma temo che non sia molto adatto per un ballo. Ah, vedrà che non tarderà molto. Però è già piuttosto tardi. È sempre un problema liberarsi dei Lorinson. A meno che non abbia perduto il treno. Non si preoccupi, sarà qui da un momento all'altro. E quando arriverà, le dica di fare un salto da me, per favore. Non mancherò. Ora vado anch'io a prepararmi, se... Certo, ci vedremo alla festa allora. A più tardi. Temevo che quella vecchia megera non se ne andasse più. Non hai detto che Margherita era andata dal dottore? Infatti, la signora Ambrose ha parlato dei Lorrison. È andata anche da loro. I Lorrison vivono in campagna, deve esserci stata tutto il giorno. È andata anche dal dottore. E smetti di chiacchierare ora. Abbiamo ben altro da pensare. Dobbiamo liberarci di questa ingombrante servetta.
Prima la chiamavi Emily. Non parlare così. Ma non capisci in che stato sono. Se potessi rimediare a ciò che ho fatto. Ma è inutile. Devo pensare a Margherita e al piccolo. Questo mi servirà di lezione. So di essere stato un pazzo, ma cambierò, te lo giuro. John, Margherita può rifare da un momento all'altro. E va bene, Stefano. Ti aiuterò. Mi hai trascinato anche questa volta, come hai fatto altre mille volte prima d'ora. Ci mancava anche la luna. Sì, non credi che dovremmo... Hai legato bene l'ancora al sacco? Sì. Qui dovrebbe bastare. Prima l'ancora. Pronto? Su, forza! Hai visto? Che cosa? Una cosa brillante. Qualcosa che ha scintillato lì sull'acqua. Torniamo indietro. Sarà meglio che tu sbarchi prima di me, così Margherita non ti vedrà. Stefano? Margherita. Sei tu, Stefano? Sì, sono io. Oh, mi avevi spaventata. Scusami, cara, non riuscivo a trovare l'interruttore. Dove sei stata? Sono andato a fare un giro sul fiume. Sai dov'è Emily? Emily? Sì, in casa non c'è e mi doveva aiutare a vestirmi. Mi sembra che abbia detto che usciva per qualche ora. Che bel tipo. Sapeva che oggi è la giornata di libertà della quaca? Probabilmente è uscita col fidanzato e il tempo l'hai passato senza accorgersene. Ma posso aiutarti io, se vuoi. Non sei molto pratico in questo genere di lavoro. O mi sbaglio? Faccio del mio meglio. Mi ci diverto. Oh, sei molto gentile. Che cosa hai scritto oggi? Nulla. Come mai? Mi hanno rifiutato un altro manoscritto. Mi dispiace, caro. Per questo ti sei svegliato in barca? Sì, credo di sì. Avrei dovuto essere con te. Ti sono mancata. Moltissimo. Avrei preferito che non fossi uscita oggi. Vieni qui. Caro, che cosa c'è? Dimmi. Che cos'hai? Che ti è accaduto? Nulla, io... Ho solo un terribile mal di testa. Allora è meglio che stiamo a casa stasera. No, no, no. Mi passerà. Non è nulla. Oh, caro. Dame fa danzare, non le devi trascurare. Se fai un giro, un, due, tre, giovani e vecchie ballano con te. Io non ce la faccio più, Stefano, sono sfinita. Ma che dice, lei è la più in gamba di tutte. Bella festa, signora Martin. Grazie.
Forma un cerchio, gira attorno dalla notte fino al giorno. Oh, finalmente la mia dama preferita. Quante volte l'hai già detto stasera? 4, ma questa volta è sul serio. Tutti in cerchio, gira attorno. Ma sei fantastico. Tutto merito tuo che l'inspiri. Voi scrittori siete i più sfacciati adulatori che io conosca. Gli uni a destra, gli altri a manca. Qui nessuno mai si stanca. Mette il cerchio, gira attorno fino a quando non fa giorno. Suo fratello è un uomo fantastico, un vero demonio. Oh, Stefano, sai cosa mi accadrà se verrò questa roba? E perché credi che te la consigli? Oh, Stefano, sei uno sfacciato. Grazie. John, vuoi assaggiarla anche tu? No, non mi sento di bere stasera. Ma che cos'ha? Perché? Ha un'aria così abbattuta. L'hai mai visto diverso? Non sei affatto carino ora. Per chi ama la musica come lui deve essere triste non poter ballare e prendere parte alla festa. È lui che non vuole divertirsi. Perché non ha guidato le danze come ho fatto io? È un musone, ecco cos'è. Non essere cattivo. Non parleresti così se non avessi bevuto. Se non avessi bevuto, diciamo, 4 punch di più. Non incominciare, Margherita. Mi dispiace. Vado a vedere che cos'è. John! Perché vai già via? Tu piuttosto, che ci fai qui a ballare, a bere? Non hai ancora capito che cosa voglio fare? No. Se dovessero scoprire qualcosa, tutti sapranno che eravamo qui alla festa e che avevamo un aspetto normalissimo. Non ho bisogno di alibi. Allora tu credi che io mi diverta? Credo di sì. Se non fosse per il fatto che mi preoccupo di noi due. Di noi? Sì, anche di te. Tu mi hai aiutato a sbarazzarmi di Emily. Qualsiasi cosa io abbia fatto, tu ne sei complice. E ti consiglio di tenere la bocca chiusa. Mi dispiace dovertelo ricordare. Bene, io torno dagli altri. È lei, signora Byrne? Sì? Oh, non dovevi aspettarci, non era il caso. Signora Byrne, cosa c'è? Si tratta di Emily. Non è ancora tornata. Non è tornata? No, al principio quando sono arrivata io ho pensato che forse lei l'aveva mandata a fare una commissione. Ma non si è ancora vista e ho paura che le sia capitato qualcosa. È andata a trovare i suoi. Impossibile, non va d'accordo con la sua famiglia. E poi ce lo avrebbe detto che andava a casa sua. La cosa che mi dà da pensare è che tutti i suoi vestiti sono qui. Come fai a saperlo? Mi ha fatto vedere il suo guardaroba quando è arrivata. A dir la verità non aveva granché. Se non manca nessun vestito non può essere andata molto lontano, nuda. Stefano! Ci sono abbastanza preoccupazioni senza quella di una cameriera qualsiasi che ha deciso di passare la notte fuori. Me ne vado a letto. Non perderei il mio tempo a leggere certe stupidaggini se fossi in lei. Da quando in qua considera stupidaggine la scomparsa di una donna, signorina Bantam? Da quando ho saputo la brutta nomea che quella Emily si era fatta tra le ragazze oneste che lavorano come me. Una brutta nomea? Sì, quella Emily era proprio una donnaccia. Sempre in giro, una sera dopo l'altra, insieme a giovinastri che non avevano che uno scopo. Non c'è nessun dubbio che fosse con uno dei tanti spasimanti la sera in cui è scomparsa e si sia lasciata trascinare al di là del bene e del male. Ma chi va cercando guai? Li deve anche subire. Vuol far colazione ora? No, grazie, non ho appetito stamattina. Via, signor Burr, è una settimana che non fa più colazione. Dica un po', lei conosce Emily Gant? No, ma conosco qualcuno che la conosce. Parla con troppa sicurezza di persone che non ha mai visto. Beh, la signora Bici la conosce, no? Per caso ero presente il giorno dopo la scomparsa di Emily, quando la cuoca fu interrogata. Non m'è parso che ritenesse Emily una ragazza poco seria. Sì, ma la signora Peach ne ha sentito parlare dal signor Stefano quando i genitori di Emily vennero qui l'altro giorno. Non beve neppure un uovo?
I genitori di Emily sono venuti da mio fratello. Sì, e lui ha parlato molto chiaro. Ha detto che le avrebbe impedito di trovare lavoro presso gente per bene. Disse che aveva le mani lunghe e che per giunta era una buona a nulla. È falso, falso! La prego, signor Burr, non se la prenda con me. Non l'ho detto io, ma suo fratello. È la verità, John. Al principio non ci credevo neanch'io, ma Stefano mi ha consigliato di fare un controllo di tutto. Ah, è stato Stefano il primo ad aver sospetti. Sì, e non erano affatto infondati. Cappelli, vestiti, scarpe, tutto portava via. E solo ieri mi sono accorta che gli orecchini di brillanti che Stefano mi aveva regalato per il mio compleanno erano spariti. Oh, ma non parliamo più di Emily. È Stefano che mi preoccupa. Non so neanche io come spiegarmi. Ho notato che i suoi occhi assumono uno sguardo strano tutte le volte che parla di Emily. Sembra quasi che gli piaccia di parlarne, che sia contento che è scomparsa. E va avanti per ore a parlare di lei e... Vedi, Margherita, io non mi preoccuperei se fosse in te. Dopotutto è uno scrittore. E il mistero che circonda la scomparsa di Emily lo interesserà. Sì, forse hai ragione. Lui vede tutto ciò come se fosse un dramma e gli sembra d'esserne un protagonista. Che potenza l'immaginazione. Hai letto il giornale di oggi? No, che si dice? Stefano ha portato via il giornale, è uscito presto stamattina. Non avevano promesso che avrebbero taciuto il nostro nome? Ci avranno ripensato, la storia è molto più interessante così. Non capisco però perché per una settimana siano stati sempre zitti e poi oggi pubblichino anche la fotografia di Stefano. Chissà come l'avranno avuta. Oh, non lo so. Io... Ma esiste una sola copia di quella foto che io sappia. Sempre un bambinone presuntuoso. Ha voluto la sua fotografia sul giornale. Signor Burr. Bene, grazie. Cosa ne pensa della vetrina? Molto interessante. Ma quando sono passato ieri non era così. Infatti, ma suo fratello ieri sera mi ha detto che si aspettava molta pubblicità sui giornali per oggi e ha voluto che ne approfittassi. Molte grazie, Stefano. Oh, come vorrei essere anch'io una scrittrice. Beh, e perché non ci provi? Tua madre dice che sei bravissima a inventare storie. Dice che certe tue bugie sono capolavori di immaginazione. Non dar retta a questo imbroglione. L'immaginazione non basta. Proprio l'altro giorno leggevo su una rivista che uno scrittore, per essere efficace, deve scrivere su argomenti che conosce. Se butta giù esattamente le vicende che ha realmente vissuto ed esse sono interessanti, può stare certo ad aver successo. È la verità, signora Ambrose. L'hai letto? No, l'ho solo raccolta. Ma che ti prende, Stefano? Niente. Non è ancora pronto per essere letto. È la prima volta che ti preoccupi se leggo i tuoi manoscritti. Ho cambiato modo di pensare su molte cose. Lo so. Anche l'altra sera, quando sei uscito solo... Oh, smettila.
Uno scrittore ha bisogno di solitudine per ispirarsi, non le capisci queste ma cose? Ma non fraintendermi, ti prego. Volevo semplicemente dirti che quando ero sola l'altra sera ed è capitato qui John... Che cosa voleva? Niente in particolare. Ma aveva un'aria così abbattuta. Abbiamo parlato del tempo in cui ci leggevi i tuoi lavori ad alta voce. Vorrei che voi due non parlaste di me dietro le spalle. Ma... Non mi interessano le opinioni di mio fratello. È un bottegaio e lo rimarrà sempre. Non capirà mai i problemi di un artista. Sono stato uno sciocco a permettergli di criticare i miei lavori. Nessuno li ha mai criticati. Hai chiesto la nostra opinione e te l'abbiamo data. Non importa, non avevo bisogno di nessuno allora e non ne ho bisogno adesso. Me la so sbrigare da me. Vuoi dire che prima che Emily... Avanti. Avanti. Su, finisci. Non volevo offenderti, Stefano. Il successo dei miei libri, Emily o non Emily, dimostra che valgono qualcosa. Mi serviva solo un po' di pubblicità. E i miei prossimi lavori avranno ancora più successo, perché tratteranno di vita vissuta. Come quello che stai scrivendo adesso? Sì. Di che cosa tratta? Ma cos'è, un interrogatorio? Prendiamoci il tè. Non te l'ho chiesto per curiosità, ma solo perché credevo che ti facesse piacere. Scusami. Pronto? Parla l'ufficio del signor Bear. Sì, sono il suo impiegato. Un momento, prego. È la sua governante, desidera parlare con lei, signor Bear. Grazie. Meglio che controlli anche lei. Miss Bantam? Il signor Bear? Dato che il freddo si sta avvicinando, avevo detto a un ragazzo di raccogliermi un po' di legna secca per evitarlo un raffreddore come l'altro anno. Ma cercando il sacco mi sono accorta che suo fratello non l'ha restituito. Non potrebbe passare da lui stasera e farselo dare. Quando è che gliel'ha prestato? Circa un mese fa, quando stava mettendo in ordine il giardino. Mandò Emily a prenderlo. Va bene. Quando ha detto che gliel'ha prestato? Circa un mese fa. E anche se quell'Emily non è più con loro, credo che glielo restituiranno. C'è scritto il suo nome sopra. Il mio... C'è il mio nome sopra? Sì. Ho segnato tutte le cose sue con l'inchiostro di china. Ma se vuole posso andare io a prenderlo. No, no. Ci farò un salto io più tardi. Oh, questo fiume. Lo odio. Sul serio, Stefano, dovremmo protestare tutti insieme presso le autorità. Cosa c'è oggi, signora Ambrose? Quella cosa orrenda è di nuovo qui. Quella bestia morta. No, deve essere andata a fondo ormai. No. No, è un'altra cosa. È un sacco. Sì, ecco che cos'è. Un sacco con dentro qualcosa, probabilmente pieno di immondezza. Di faccende da sbrigare in casa e devo andare. Ma le ripeto, Stefano, lei dovrebbe preparare una protesta scritta a nome di tutti. Sì, sì, signora Ambrose. È una vergogna che nessuno cerchi di impedire sconci di questo genere.
Chi è il fortunato al quale stai pensando? Buonasera, John. Ciao, Margherita. È in casa, Stefano? No, deve essere in barca sul fiume. Sembra che lo interessi molto da qualche tempo. Ma perché non entri? Sono contenta che tu sia qui, John. Ho bisogno di qualcuno con cui parlare. E se devo essere sincera, speravo che questo qualcuno fossi tu. Ti dispiace? Lo sai che mi fa piacere. Sei gentile, John. E sei anche molto buono. Già, come un buon tè quando sei raffreddato. Oh, no, John, come... come un amico. Più che un amico. Stefano? Credo che tu sappia che ho fatto di tutto perché il mio matrimonio fosse felice. Ma non sempre è stato quello che si dice un matrimonio perfetto. Può darsi che la colpa sia mia. Le ragazze si fanno tante illusioni e quando si sposano credono di aver trovato il principe azzurro in persona. E anch'io credevo di averlo trovato, il mio principe. Ma ora che ho imparato a conoscerlo, noto delle cose in Stefano cui non avrei mai voluto pensare. Non parlare così, Margherita. Oh, so benissimo quanto hai fatto per lui. Non potremmo fare questa vita se tu non avessi rinunciato alla tua parte di eredità in modo che lui potesse continuare. Volevi che si facesse un nome, no? Sì, ma non volevo un facile successo come quello che gli ha procurato la scomparsa di Emily. È semplicemente sfrontato il modo in cui l'ha sfruttata. Ma c'è un limite a tutto e trovo che ora è disgustoso. Se l'avessi sentito parlare oggi... Avete litigato? Sì, ma non volevo parlarti di questo. Incomincio a chiedermi per quale ragione mi abbia sposata. Forse perché aveva bisogno di te. E ha detto oggi che non ha mai avuto bisogno di nessuno. Ah, avrà detto così per dire. Tutti hanno bisogno di qualcuno, anche se non l'ammettono. Senti così solo, John. Mi scusi, signora, ma c'è piuttosto buio qui. Grazie, Anna. Mi dispiace per quello che ho detto. Non è bello parlare male di Stefano dietro le sue spalle. Ma certe volte non so più neanch'io a cosa pensare. Ti capisco, Margherita. Forse non pensavi di dirmelo, ma visto che sei preoccupata, ti dico io che le cose andranno meglio in futuro. Stefano cambierà quando nascerà il bambino. Che bambino? Stefano me l'ha detto. Ti ha detto che sto per avere un bambino? Sì. Ma non è vero. Magari lo fosse. Ma perché mai è venuto a raccontarti una cosa simile? Avrò capito male io. Oh, non ricominciare di nuovo a proteggerlo. Tu lo sai perché ti ha mentito. Non posso spiegarti ora. Quando torna, digli di venire a casa mia. Desidero parlargli. Thank you.
Non ha assaggiato nulla. Non ha neanche toccato l'arrosto. E adesso è diventato duro. Poi è colpa mia se devo scaldarlo e riscaldarlo perché non viene mai a tavola in orario. Mi dispiace, Miss Bantam. Mi dispiace. Mi dispiace. Come se questo servisse a qualcosa. Le dispiacerà di più quando avrà una bella ulcera allo stomaco. So che non è affar mio, ma non crede di bere un po' troppo in questi giorni? Apprezzo il suo interessamento, ma devo ricordarle che sono abbastanza adulto per giudicare la mia resistenza all'alcol. Dovrebbe ringraziare il cielo di avere qualcuno che si occupa di lei. Le sarò grato se vorrà smetterla di predicare. E questo sarebbe il ringraziamento per tutto ciò che sto facendo per lei? Nessuno le ha chiesto di far niente, so io come condurre la mia vita. Va bene. Sembra non sia più capace di far nulla di buono. Non ha portato il sacco per la legna? No. Ma le avevo detto che il ragazzo sarebbe venuto domattina a prenderlo. Cosa devo dirgli? Gli dica un po' quello che vuole. E ora la prego, mi lasci il bacio. So di essere soltanto una governante, signor Burr, ma provengo da una famiglia molto per bene e non sono disposta a lasciarmi trattare così da nessuno. Se vuole rimanere solo, posso anche lasciarla, e per sempre. Faccia pure. Vuol dire che posso andarmene? La cosa dipende interamente da lei. Bene, non resterò neanche un secondo di più. Guardi cosa mi ha fatto fare. Me ne vado, signor Burr. Me ne andrò stasera. E si trovi qualcun'altra disposta a sopportarla. E le auguro di pescarsi una ladra come quell'Emily. Ecco cosa ci vuole per lei. Non una brava ragazza come me. Thank you.
È tornata, John. È tornata a galla. Ma di che stai parlando? Emily è tornata. Cosa? Il sacco è venuto alla superficie. Non ho dormito stanotte. L'ho cercato per 6 miglia, ma la corrente era troppo forte e l'ha portato via. L'avevo a portata di mano, ma mi è sfuggito. È colpa tua, perché non l'hai assicurato bene? E io che mi sono fidato di te. Calmati. Andrà su e giù finché non lo troveranno. Su e giù con la marea, su e giù ogni giorno. La polizia lo troverà subito. Ma nessuno sa chi è stato. Eh sì, perché ci sono centinaia di sacchi come quello. Non scopriranno un omicida, vero? No. Non te. Scopriranno me. Te? C'è il mio nome sul sacco. C'è un signore che vuol parlarle, signor Bear. Lo sai che non voglio essere disturbato. Ma vede, è della polizia. Polizia? Fallo entrare. Sì, signore. Sono... Un momento, prego. Chiedo scusa, ma volevo finire il capitolo. Sono il tenente Sartre. In che posso esserle utile? Ecco, si tratta... Si tratta di... questo sacco. L'ha mai visto? Beh, i sacchi si rassomigliano un po' a tutti. Però sembra proprio quello che ci fu rubato. Rubato? Sì, era di mio fratello. Già, infatti c'è il suo nome sopra. Ah, sì? Lei ha detto che l'è stato rubato. Sì, l'avevo preso in prestito e quando volli restituirlo non c'era più. Ah. Quanto tempo fa? Circa 3 o 4 settimane fa. Ma se sa che appartiene a lui, perché l'ha portato a me? Abbiamo cercato tutto il giorno di vedere suo fratello, ma inutilmente. Vede? Questo sacco conteneva il corpo di Emily Gunn. Coperta solo di questa vestaglia da pochi soldi. E secondo il medico legale che ha fatto la sua deposizione, fu strangolata e quindi gettata nel fiume. Ci dica ora, quando è che si è accorta che questa vestaglia era scomparsa? Quando stavamo raccogliendo le sue cose per rimandarle ai genitori. Come e quando si è accorta che erano sparite altre cose oltre quella vestaglia? Il mattino successivo alla scomparsa di Emily. Fu mio marito a consigliarmi di controllare il mio guardaroba. Sosteneva che dal momento che non mancava nessun abito di Emily, doveva essersene andata indossandone uno dei miei. E allora mi accorsi che non solo mi mancava un abito blu, ma anche alcuni altri oggetti. Un mantello da sera e un paio di scarpe d'argento. E oltre a questi oggetti mancava niente altro? Sì. Alcuni giorni dopo mi accorsi che un paio di orecchini che mio marito mi aveva regalato per il mio compleanno erano spariti. Allora, secondo lei, sarebbe stata Emily Gunn la responsabile? Da prima stentai a crederlo, perché nel breve periodo che Emily fu al nostro servizio mi diede l'impressione di una persona fidata. Ma poi fui costretta a ricredermi. Qual è la sua occupazione, Miss Bantam? Facevo la governante in casa del signor John Burr, ma attualmente sono senza lavoro. Quanto tempo è stata al suo servizio? A Natale sarebbero stati 5 anni. Oh. E perché non è rimasta alle sue dipendenze? Perché era diventato impossibile andare d'accordo con lui dal giorno in cui quella Emily Gunn scomparve. Si spieghi meglio, Miss Bantam. Vede, il signor Burr diventò così nervoso che difficilmente potevo rivolgervi la parola senza ricevere in cambio qualche insulto. Ed in quali altre cose notò che era cambiato? Vede, signor giudice,
Era sua abitudine fare una buona colazione al mattino, almeno da quando lo conosco io. Ma dopo che Emily scomparve, o meglio, il mattino stesso in cui la notizia apparve sui giornali, assaggiò appena il caffè. E più di una volta, quando gli dicevo che quella servetta aveva avuto quanto meritava, mi ha trattato in maniera oltraggiosa. Miss Bantam, ci dica cosa sa riguardo a questo sacco. È del signor John Burr, non c'è dubbio. Lo so perché ce l'ho scritto io il nome sopra. È lo stesso che chiese in prestito il signor Stefano Burr? Sì, il signor Stefano stava riordinando il giardino e aveva bisogno di un sacco. E venne da noi a prenderlo. E che lei sappia, il sacco non è stato mai restituito? No, signore. Ma non escludo che possa essere stato restituito a mia insaputa. Come sarebbe a dire a sua insaputa? Soltanto questo, che mi sembra molto strano che il signor John Burr lasciasse quel sacco a suo fratello anche per un giorno solo. La prego di spiegarsi meglio. Vede, era sua abitudine andare a raccogliere legna lungo il fiume. Direi quasi che era il suo passatempo preferito, uno dei pochi permessi a un uomo nelle sue condizioni. Oh, forse non avrei dovuto dirlo. La prego, continui. Beh, ultimamente chiesi a un ragazzo del vicinato di raccogliermi un po' di legna. Ma quando andai per prendere il sacco mi accorsi che non era stato ancora restituito. E così telefonai al signor John e lui mi disse che sarebbe passato a prenderlo. Ma quando tornò a casa e io gli feci notare che non l'aveva portato, mi trattò malissimo. E mi disse anche che poteva far tutto da solo. Alzò la voce a tal punto che mi sentì quasi mancare. Poi mi licenziò. Ricorda esattamente il giorno in cui avvenne questa scenata? Fu la sera prima che ritrovassero il corpo di Jenny. Secondo le testimonianze, lei avrebbe preso a prestito quel sacco qualche tempo fa. È esatto? Sì. E che lei sappia, non fu mai restituito a suo fratello, vero? Esatto. Quando volevo farlo mi accorsi che qualcuno l'aveva rubato. E suo fratello ha libero accesso a casa sua? Certo. Vuole dire che ha una chiave della casa? No, vostro onore. Ma la porta del giardino è sempre aperta. Quindi niente gli vietava di entrare in casa sua quando lei era fuori a prendersi ciò che gli apparteneva? No, nulla glielo impediva, ma gli sarebbe stato più facile chiederlo. E mi dica un'altra cosa, perché a suo tempo lei non ha denunciato il furto del sacco? Ci sarebbe stato d'aiuto oggi. Avrei dovuto disturbare la polizia per una sciocchezza simile. Perché allora non ha denunciato neanche il furto di cose di valore? Degli orecchini, ad esempio. Perché non volevo arrecare ai genitori di Emily altri dispiaceri. E poi mia moglie ed io pensavamo che Emily sarebbe tornata e ci avrebbe restituito tutto. Ora mi dica, signor Burr, quando fu che adoperò per l'ultima volta questo sacco per raccogliere legna? Alcune settimane fa, non ricordo bene. Oh, potrebbero essere circa 3 settimane? Cioè più o meno nel periodo in cui Emily scomparve. La prego, signor Burr, sono io che sto interrogando lei. Crede che ne saranno passate 4, forse? Non ricordo. Ricorda allora se lo adoperò al tempo della scomparsa di Emily? Ho detto che non lo ricordo. Vede, raccogliere legna, a differenza di un matrimonio o di una nascita, non è un grande avvenimento nella vita di un uomo. Non lo ricordo. Ma ricorda certo che la testimone ha detto che il sacco fu rubato a suo fratello. Vuole essere così gentile di rispondere con delle parole alle domande che le vengono rivolte? Lo farò. Mi dica, non le sembra piuttosto strano che un ladro si preoccupi di portar via un oggetto di così poco valore? Non saprei. O che una ragazza
Se ammettiamo per un istante che l'abbia preso Emily, abbia portato un sacco simile a qualche misterioso appuntamento. Non sono qui per rispondere a indovinelli. No, non lo sostengo affatto. Signor Byrne, sarò più esplicito allora. Conosceva la defunta Emily Gunn intimamente? Signor Byrne, le ho chiesto... Lavorava da mio fratello. Conoscevo Emily solo di vista. È sua abitudine difendere zelantemente persone che conosce di vista fino al punto di insultare una donna che l'ha servito fedelmente per 5 anni? E io difenderei chiunque venisse calunniato. Molto ammirevole, davvero. Specie quando viene calunniato da gente la cui acidità... Basta così, signor Byrne. Per uno che non è venuto qui a rispondere a indovinelli, devo dire che se l'è cavata egregiamente. Vostro onore, il signor John Byrne è l'ultimo testimone per questa seduta. Io avrei qualche cosa da dire, se mi è permesso. Se si tratta di cosa che riguarda il processo, dica pure, signor Ambrose. Non posso stare qui seduta ad ascoltare tutte queste insinuazioni contro un uomo che non farebbe male ad una mosca. È ridicolo, è più che ridicolo, è soltanto pazzesco. Ecco che cos'è. Signor Ambrose, vuole essere così gentile di controllare i suoi nervi e darci qualche ragione più coerente per spiegare il suo atteggiamento? Senti, Harry, non voglio trar vantaggio dalla nostra amicizia, ma conosco i Byrne da quando erano bambini. E l'unico torto di John è che lavora troppo e non pensa mai male di nessuno. Ed infanta questa vecchia stupida, è chiaro che è innamorata di lui e immagina Dio sa cosa sul suo conto. E quando una vecchia zitella è innamorata, Dio protegga l'uomo che la ama se non si sente ricambiata. E adesso provati un po' a negarlo. Oh, oh. E se qui c'è qualcuno che desidera sapere tutto di se stesso, non ha che da chiedermelo. C'è nient'altro che desideri sapere, Harry? Questo è sufficiente, signora Ambrose. E così, con tutta probabilità, Emily Gunn, vestita con gli abiti della sua padrona, andò a qualche appuntamento segreto. Pertanto la conclusione di questa inchiesta è che la ragazza fu uccisa da persona o persone sconosciute. La seduta è tolta. È cominciato con Emily, ma potrebbe finire con me? Eccolo che viene. Oh, signor Byrne. Signor Byrne. Sì? No, non lei. Il signor Stefano Byrne. Io? Sì, la desiderano un momento nell'aula. Va bene. Voi andate pure, vi raggiungerò. Ci dispiace disturbarla, signor Byrne, ma lei si sarà reso conto che il caso è tutt'altro che chiuso. E allora? È certo di non aver altro da dirci. Nient'altro. Capisco i suoi sentimenti, dopotutto si tratta di suo fratello. Ma se lei potesse fare un po' di luce su questo... Non ho altro da aggiungere. Se non che sono pienamente convinto che mio fratello è innocente. C'è altro? Nient'altro. Forse era meglio non richiamarlo. Sì? Stefano. Che c'è? Non vedi che sto lavorando? Stefano, perché sei così irascibile? Su, che vuoi?
Sono preoccupata. Non potevi aspettare a dirmelo più tardi? Va bene, vado in camera mia. Si trattava del tenente Sarten. Cercando di finire un capitolo. Che volevi dirmi? Vedi, in queste ultime settimane, dopo il processo, non faccio altro che incontrare quel poliziotto. L'ho visto anche poco fa, al mercato. E mi guarda sempre come se pensasse che io sappia qualcosa sul conto di Emily e non lo voglia dire. Ti ha mai fatto delle domande? No, ma ieri sera, dopo che tu eri uscito, andai a trovare la signora Ambrose e vidi qualcuno dall'altra parte della strada. Mi è parso che fosse lui. E ho avuto la netta impressione che stesse sorvegliando la casa. Quanto tempo c'è stato? Non lo so. Quando tornai non c'era più. Sta cercando qualcosa? Sarebbe meglio gironzolare dalle parti di John. Cosa intendi dire? Tu eri al processo, no? Quindi dovresti capire. Invece no. Ma è abbastanza chiaro. Si è comportato così stupidamente da spingere tutti a credere che è implicato nella faccenda. Stefano! Inoltre non ha dato l'impressione di essere normale dopo il processo. Evita la gente. Evita persino me. Diciamolo pure. John è uno storpio. Sa che non può aspirare a una ragazza della nostra classe. Quindi è probabile che se la sia fatta con una cameriera. Smettila. A parte tutto ciò che ha fatto per te, è sempre tuo fratello. È un limite a tutto, anche alla voce del sangue. Oh, smettila, ti ho detto. Mi sei molto affezionata, vero? Sì, e lo sai. E ne sei innamorata? Da quanto tempo va avanti questa tresca? Credevi che non me ne fossi accorto? Ma tu sei pazzo, Farnetichi. Mancherò di tatto dicendotelo. Ma non sono affatto geloso. Non mi sono mai illusa che lo fossi. Un marito che viene a casa ubriaco ogni sera impregnato d'un profumo da 4 soldi non è il tipo del marito geloso. A volte i profumi da 4 soldi sono eccitanti. Mi fai schifo, Stefano. Ciao. John. Come stai? Ho incontrato il tuo commesso che stava venendo qui e gli ho detto che ti avrei portato io questi pacchi. Grazie. Sono stata qui tante volte, John, qui e in ufficio, ma non c'eri mai. Lo so. Perché non volevi vedermi né rispondere al telefono? Non hai ancora trovato una cameriera? Sembra ci sia una costante e insormontabile crisi domestica. Ma questo non è vero. Proprio ieri la signora Beach mi diceva che... Sì, ma il mio caso è speciale.
Persino i bambini sanno che io sono l'assassino di Emily. Lo so, John. Ho imparato molte cose sul mondo in questi giorni. La gente sa essere molto cattiva. Ci si illude che non fosse altro dopo tanta convivenza ci sia dell'affetto. Ma non è così. Ho deciso d'andarmene. Oh no, John. Non scappare davanti a loro. Non sto affatto scappando. Credi forse che sia meglio per... per tutti noi se te ne vai? Cerca di capire. In quel maledetto processo e dopo la mia accusa è ingigantita da lettere anonime e ti assicuro velenose. La maggior parte dei miei clienti mi ha abbandonato. John, forse tu hai fatto male a schivare la gente, a non andare in nessun posto. Ma hai ancora degli amici in questa città. Daremo una festa e inviterò chi vuoi tu, i nostri veri amici. Che ti importa degli altri? Non servirebbe a niente. Questo paese ha il sadismo del pettegolezzo. E se io resto e tu continui a vedermi, a difendermi, penseranno che noi... No, non voglio che lo pensino. Non mi interessa quello che dicono o pensano di me. Margherita, cara, preferirei morire che darti dei dispiaceri. No, John, non parlare così. Sono io che voglio fare qualcosa per te. No. Non c'è che una cosa da fare subito, che io sparisca di qui. John, devi promettermi che prima di fare qualunque passo e di prendere qualunque decisione, me lo dirai. Te lo prometto. Non vuoi entrare, John? No, meglio di no. Buonanotte, allora, e grazie di avermi accompagnata. Buonanotte. Stefano, vorrei parlarti di John. Non mi interessa. Stefano, ti prego, ascoltami. Ho paura che commetta qualche sciocchezza per disperazione. Non drammatizzare. Me l'ha fatto quasi capire stasera. Ha detto che preferirebbe morire piuttosto che continuare a vivere così. Vuoi dire suicidio? Sì, Stefano. Ti prego, aiutalo. Stagli vicino più che puoi. Se ti affretti, puoi ancora raggiungerlo. E va bene, Margherita. Se ci tieni proprio. Grazie, Stefano. Ah, dimenticavo. È venuta la signora Ambrose e ha detto di farle sapere se vuoi cenare da lei, visto che sei senza cuoca oggi. Non ho voglia di vederla stasera. Mangerò qualcosa qui. Allora è meglio che tu glielo dica, sennò se la prende male. Sai quanto è suscettibile. Sì, ci vado subito. Thank you.
Stefano! Sì. Che stai facendo qui? Margherita era molto preoccupata. E mi ha mandato a tenerti compagnia. Fortuna che t'ho trovato. Che vuoi dire? Beh, temevo che pensassi a... No. Il suicidio servirebbe solo a convincere tutti che avevano ragione. Beh, meglio così. E a che pensavi qui solo sul fiume? A un'altra notte sullo stesso fiume. Sai, John, a parte tutto ciò che è accaduto e che potrà accadere, voglio che tu sappia che io ne ho beneficiato. Che vuoi dire? Prima avevo sempre paura. Non avevo il coraggio di far nulla. Avevo paura della gente, di ciò che potevano dire o pensare. Per questo i miei libri non avevano successo. Avevi ragione tu su questo punto. Ora ho vinto la mia timidezza e ho scritto qualche cosa che è buono perché è vero. Hai avuto bisogno di un omicidio per arrivarci. Infine giustifica i mezzi, no? Devi essere molto malato, Stefano. Chi? Io? Sì, tu. Altrimenti non ragioneresti così. Che ti è capitato? Sai, John, vorrei tanto fidarmi di te. Ma non posso. O mi sbaglio? Se un poliziotto venisse qui in questo momento, se ci chiedesse chi di noi ha ucciso Emily, cosa faresti? So quello che faresti tu. Accuseresti me. Credi? Ti sei tolto di dosso il rimorso come ci si toglie un vestito vecchio. E l'hai passato a me. Davvero? Sì. John, a chi dei due credi che tenga di più la gente? Voglio dire, se si dovesse scegliere fra te e me... All'inferno la gente. Voglio incominciare a pensare a me stesso. Tu sei innamorato di Margherita. Lo so. Lo sei sempre stata. La sera potevi avere campo libero andando a denunciarmi. E perché non ne hai approfittato? Ci sono cose che non capirai mai. Hai ragione, John. Non riesco a capire che mio fratello possa continuare a dividere mia moglie con me. Andrò alla polizia, Stefano. E racconterò tutto, compresa la parte che ho avuto io. Avrei dovuto farlo da tempo. Quante volte ti ho detto di non toccare i miei manoscritti? Stefano. Volevo aspettare ancora un po' a farlo conoscere, ma visto che l'hai letto, dimmi cosa ne pensi. Come puoi chiedermelo? Perché? Non ti piace? Non riesci ad apprezzarne lo stile, a parte il soggetto? Capisco solamente che mio marito è un assassino. Oh, io che credevo di averlo camuffato bene, ma tu l'hai letto fra le righe? John ti deve volere molto bene per fare quello che ha fatto. Oh, no, ama te profondamente. È un tipo all'antica, crede nell'amore puro. Per questo non ha mai parlato. Ma tu, credo che non saprai startene zitta. Vero? Vorresti continuare a lasciar credere alla gente che è stato lui. Se John sparisse, se gli capitasse qualcosa, ad esempio se si buttasse nel fiume, tutto sarebbe risolto, no? Stefano.
Tutti penserebbero che sia stato spinto al suicidio dal rimorso, giusto? Ti stai dimenticando di me. Oh no, ti sbagli, me ne ricordo. John si è suicidato stasera. Cosa? L'ho visto io. E la gente penserà che ciò che John ha fatto una volta può averlo fatto una seconda. Stefano, sei impazzito. Credi? No! Non ti rendi conto, Margherita, che ti sei condannata dal momento che hai letto il mio manoscritto? Vedi? Incontrai Emily sulle scale, stavo uscendo dal bagno. Aveva adoperato il tuo profumo. Era molto piccante, tentai di baciarla, ma lei si spaventò e si mise a urlare. Io cercai di impedirglielo, ma non volevo ucciderla. L'ho appena toccata, ma non sapevo che fosse così facile. Così facile. Dai.